siciliadagustare.com in collaborazione con. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Vai. Non ce l'ho fatta, vabbè, pazienza. Comunque è bello che. Grazie del coltello. Oggi. Allora, oggi protagonista, come sempre, la cucina, però la cucina bella, quella dove i sapori del Mediterraneo sono protagonisti, dove a Marsala si vive qualcosa di meraviglioso, con sapori, odori, anche l'aspetto marsalese è bello, con le saline. Posto meraviglioso, tra Parese è meraviglioso. Una cucina, io dico che è una Sicilia diversa. La Sicilia punica, no? Non dire che più bella, meno bella, però è una Sicilia diversa. Esatto. Tradizione diversa, tradizione culinaria diversa. Per la prima volta, abbiamo oggi uno chef d'eccezione, esatto, che ci porterà il couscous che si fa nella Sicilia. Tra l'altro, abbiamo scelto proprio uno chef che premiato, ha vinto il primo premio a San Vito Lo Capo. In un concorso che viene fatto con dove sono rappresentati 9 paesi del Mediterraneo. Esatto. Perciò abbiamo l'orgoglio di presentare il nostro Emanuele Russo del ristorante Le Lumie. Perfetto. Ecco, diciamo. Per il 16° Couscous Fest San Vito Lo Capo, miglior couscous, premio giuria popolare. E allora, accompagnato dal magistrale, diciamo, con chi siamo, con un nostro ormai amico, conosciuto amico di Sicilia da Gustare, che avete visto spesso qui, che è Andrea Ali, che invece ristorante è il ristorante Slow Food. Quindi abbiamo due categorie importanti. Guardalo della cucina, una fusione, anche tu sei Slow Food, abbiamo una fusione tra Montiblei e Marsala, quindi. E allora, perché questo? Diciamolo, ecco, diciamolo. Quindi si beverà benissimo oggi a pranzo. Sì, stamattina stiamo alla grande, prima di andare a cucinare, sì, lo esatto, vogliamo dire. Perché questi due chef si intercambiano delle esperienze anche per i loro ospiti, i loro clienti. Emanuele viene a Palazzolo a proporre la cucina marsalese. E così lui va a Marsala a proporre la cucina iblea. Cosa succede stasera nel tuo ristorante, Andrea? Confusione. Stasera c'è tanta gente. Grazie a Dio, insomma, Emanuele riscuote abbastanza successo, perché portare il couscous dalle nostre zone significa portare un piatto nuovo, significa portare un piatto diverso, significa assaggiare dei profumi, degli odori, certo, dei sapori diversi, come diceva Carmelo. Perché la Sicilia in effetti è un'isola, ma è un'isola, è una grande isola. Tre punti, tre angoli diversi, con tre sapori, odori e morfologie anche, certo, del territorio diverso. E qui nasce la Sicilia da gustare. Abbiamo fatto un gemellaggio lilibleano. Lilibleano. e funziona. Lilibleano, sì. E funziona. Allora, noi siamo curiosi, io adoro il couscous, voi non lo sapete. Oggi lo cuciniamo. Oggi sarà proprio una di quelle volte che... Sì, oggi a fare il couscous. Grazie, Emanuele. Partiamo. Prima di andare in onda, gli ho detto, è una cosa che io non riesco a fare allora, completamente. Siamo qui per questo. Intanto il couscous ha origini da dove? Che allora, sono è un piatto di origine araba magrebina. Magrebina però, ok. Arriva nella zona della Sicilia e prende la costa tra San Vito Lo Capo e Mazara del Vallo, perfetto, quindi la costa del Trapanese. Perfetto. Già nell'entroterra non si conosce più. Non si conosce più, quindi pensaci è, sotto. Esatto, è un piatto tipico della zona del Trapanese, comunque della costa. E allora, ragazzi, andate partiamo passo passo e voglio imparare veramente. E allora, Andrea che sta facendo lì? Quello arriva dopo, intanto lui okay, si sta portando avanti con la sì, come sembra. Perché noi quelli del Siracusano? E allora, che ne sanno quelli? Partiamo da una semola, un grano spezzato, una semola di grano duro adatta per fare il couscous. In pratica è una semola un po' più grande rispetto a quella che è il semolino classico. È una semola che viene fatta apposta per la lavorazione del couscous, che viene messo in questo contenitore tradizionale che si chiama mafararda. Mafararda? Sì, okay, di terracotta, e viene lavorato con dell'acqua e si va ad incocciare. Questo lavoro manuale, che questa rotazione della mano, sì, man mano si va mettendo l'acqua poco alla volta, si chiama incocciare, perché andiamo ad unire, a incocciare i grani di semola. Okay. Che in italiano li farebbe quasi appiccicare. Eh sì. Ricorda questo termine. Vai.
come piatto dell'integrazione non poteva essere miglior simbolo l'incocciatura, quindi l'integrazione, l'integrazione fra due culture, fra diverse culture. È un piatto che richiede, fatto così, ovviamente non quello precotto, una lavorazione di almeno 3 ore. Okay. Perché viene prima lavorato, viene incocciato in base alla grandezza della semola, del couscous con cui noi preferiamo avere la grandezza, comunque il modo in cui piace, perché comunque nella provincia di Trapani, partendo da San Vito, che si usa molto, molto fine, molto, già questo ad esempio già è grosso, spesso. No, è una... per loro va, cioè nel senso, nella zona di San Vito si usa così proprio fine, nella zona di Marsala si usa molto, molto, molto più grosso, quindi già tra più, San Vito e Marsala cambia qualcosa. Sì. E poi ovviamente anche il condimento del couscous. Abbiamo tradizionalmente di pesce, però a Trapani si fa con tradizionalmente anche con i broccoli, esatto, e i ceci, quindi con le verdure e la carne di maiale. E nel marsalese si fa anche con le lumache. Ora hai capito perché, Liliana, certe volte dico voglio tornare nella Sicilia occidentale, perché i sapori della Sicilia occidentale sono completamente diversi dai nostri, e poi ti innamori di queste cucine, di queste novità. Quante ne hai girati di ristoranti, Carmelo, e quante differenze noti fra il nord e il sud della Sicilia? Hai detto bene, perché io dico che poi il cibo è cultura, e allora queste differenze per me, che non è soltanto dire una cosa mi piace di più, mi piace di meno, più o meno buona, ma è differente. E allora queste differenze che troviamo, in effetti, che si integrano tra di loro, sono la cultura che abbiamo trasferito nel nostro saper fare, nel nostro... Esatto, il nostro anche sapercela cavare. Sapercela cavare. E un'altra cosa volevo dire, Emanuele, che trovavo curiosa. Emanuele, un'altra cosa che trovavo curiosa. Scusate, noi... Sì, eravate... Mi sta spiegando come si fa. Che anche nel couscous di pesce ho trovato io, proprio come tradizione mi hanno detto marsalese, che le prime volte che l'ho sentito dire, un po' arricciato il naso, no? La spremuta di limone sopra il couscous di pesce. Che è un'altra cosa tipica, che soltanto a Massala ho visto, no? Diciamo che è una allora non piace a tutti. Ecco, non piace a tutti. Però ti racconto un piccolo aneddoto. In pratica il couscous a noi piace mangiarlo anche freddo. Sì. C'è chi ne va pazzo. Quindi il couscous non c'è niente di meglio per alcune persone di un piatto di couscous freddo con una bella spremuta che di limone. Che ti dà freschezza questa cosa qui. Infatti è una cosa che le prime volte ho arricciato il naso, però ho scoperto che è una cosa piacevole, una sensazione piacevole. Mentre allora, cosa state facendo? Emanuele mi faceva notare come è diventato grande aggiungendo l'acqua. Allora, noi ancora è da lavorare, però già abbiamo la differenza. Ecco. Guardate, è molto sottile. Questo. Invece nell'altra mano con l'acqua abbiamo dei chicchi più grossi, si sono indossati grazie all'acqua, si sono attaccati fuori, esatto, di loro. Ovviamente. Noi lavoriamo, mi diceva, con le mani, perché così ci rendiamo conto dell'umidità che dobbiamo dare al couscous. Perché la semola deve rimanere sempre leggermente umida, non bagnata. Okay. Che se la andiamo a bagnare andiamo a creare un impasto. Quindi bisogna sempre avere la mano asciutta. E man mano si va mettendo dell'acqua messa acqua fredda, okay. Sì. Allora c'è chi mette già nell'acqua e condita con olio e sale. Io preferisco incocciarlo soltanto con l'acqua, perché poi riesco a equilibrare un po' i sapori dopo, nel senso che vado a mettere sale, il sale, le spezie, adesso vi faccio vedere. Allora, questa è la prima preparazione. Emanuele, per quanto tempo dobbiamo fare questo lavoro? E allora, più vai a mettere acqua, più vai ad incocciare, più grosso diventa il grano del couscous. Ok. Quindi questa è un'incocciatura fine. Questa è un'incocciatura fine. Ma non vuol dire che non sia buona. No, assolutamente. Questa è una cottura molto più breve rispetto a un'incocciatura un po' più grossa. Questo vuole cuocere 40 minuti nella pentola, nella couscousiera, rispetto a un'ora, un'ora e 40 dell'incocciato un po' più grosso. Ce la facciamo a farlo entro Sì, abbiamo tutto pronto. Ah, ecco, perché quando lei ha detto 40 minuti mi è venuta la singola, ha detto io come faccio poi? E la couscousiera la facciamo vedere. Cos'è la couscousiera? E allora, couscousiera. Ci arriviamo subito. Sì. E allora, dopo questo passaggio, che l'abbiamo anche gucciato.
Facciamo un gucciato, perché ti preoccupi? Un gucciato, basta. Andiamo a mettere un pesto di mandorle e aglio. E allora? Quindi sale. Saliamo. Mettiamo delle foglie di alloro. Foglie di alloro. E qualche pezzettino di cannella, ma la mettiamo... Aspetta, aspetta. Vai, vai, vai. No, perché voglio vedere come fa. Allora, in pratica prendiamo una pentola con l'acqua. Esatto. Mettiamo alloro, cannella. Io in questo caso ho messo soltanto... Aspetta, perché sennò non riusciamo a farlo vedere le telecamere. Ecco qua. Solo alloro e cannella ho messo. Esatto. Ma c'è chi mette la cipolla, c'è addirittura chi mette la zuppa sotto. Perfetto. Quindi andiamo ad aromatizzare quest'acqua, una pentola... E poi andiamo a usare questa pentola qui. Guardate che strana questa pentola, riusciamo a farla vedere? È una cuscusiera, in pratica è una pentola, una vaporiera di terracotta ovviamente. E questa è bella usata perché secondo me le cuscusiere più hanno dei difetti, meglio più, è? Più belle sono. Ah, perfetto, benissimo. Qui, questa è una cuscusiera di mia nonna, quindi... Storica. La nonna... Ha sempre ragione. E quindi viene messa su questa pentola. Perfetto. Viene sigillata con questo cordone di pasta, quindi acqua e farina. Tipico che ha fatto prima Andrea. Andrea, sì. Qui, la sigilliamo così? Sì, viene sigillata proprio così, tutta ai bordi. Ovviamente adesso vi facciamo vedere molto velocemente. Vabbè, lo stiamo facendo in modo grossolano, ragazzi, o amici che amate il couscous e che lo cucinate regolarmente a casa. Ma si va a sigillare la pentola. Ma si fa a casa, c'è gente che fa il couscous? Da noi sì, ovviamente. Da noi sì. Da loro sì, qua a malapena. Qua abbiamo sotto il nostro... È un piatto tradizionale della cucina comunque trapanese. Diciamo che è un piatto tipico delle feste, domenicale o comunque delle feste. È in prossimità del giorno in rosso. Esatto. Andrea si stava preparando per fare che cosa invece? Io passo da dire. Il pesto alla trapanese. Il pesto alla trapanese. Facciamolo vedere solo al volo perché dobbiamo andare in pubblicità. Ci mettiamo dentro. Mandorle. E aglio. E basta. E poi si aggiunge il filo d'olio e il basilico. Ma noi ci fermiamo un secondo, ce ne andiamo in pubblicità, andiamo sul 605 al DGA terrestre e poi ritorniamo qui e sarà ancora una volta in pentola. A tra poco. Continuato... Tornati in diretta, allora abbiamo messo... I nostri messo... chef hanno continuato a lavorare. Sì, spieghiamo subito cosa è successo. Allora, abbiamo messo... Abbiamo condito il couscous con olio, sale, pepe... mandorle, aglio. Esatto. L'abbiamo messo nella cuscusiera. Limone, bello. Cannella, alloro. Lo facciamo cuocere, sta iniziando a uscire un po' di vapore. Qui vuol dire che sta cuocendo. Da quando esce il primo vapore, almeno 40 minuti. Almeno 40 minuti. Abbiamo sigillato, abbiamo messo gli aromi. Esatto. E lo lasciamo andare così. Da questa parte cosa sta accadendo invece? A parte, facciamo una zuppa di pesce. Ok. Quindi pesce povero della zona... della nostra zona, sì, ovviamente uno dei pesci principe della nostra zona, che per ora sono piccolini, però sono eccezionali. Fallo vedere. Sono le boghe, le vope. Le vope. Sì. Abbiamo veramente. È un pesce povero, un pesce azzurro. Ok. È un pesce che usatissimo nella tradizione marsalese perché si fa in diversi modi. Il modo diciamo che rende di più è la zuppa, assieme a cipolla, scorfano, qualche granchietto, qualche lappano, qualche... Okay. Facciamone vedere, la chiamiamo lampana, quella lì che è sotto gli scorfani, ecco. Questo è un pesce che si fa o a zuppa o fritto. Perfetto. Allora. Questo è il... Ecco, così. Aspetta. Così. Questi invece sono esclusivamente per la zuppa. Sì, questo è un pesce tipicamente per fare la zuppa, questa è la cipolla, scorfano un po' più grosso. Viene, diciamo, ha una carne molto bianca, molto fine. Io l'adoro fare arrosto. Sì. È favolosa. Benissimo, allora cominciamo a lavorare adesso. Su cosa lavoriamo? Adesso iniziamo a fare una pasta fresca tipica del marsalese sempre, e sono degli gnoccoli da accoppiare, quindi con il pesto trapanese che abbiamo preparato prima. Inizialmente facciamo gli gnoccoli, nel frattempo cerchiamo di capire dove vi abbiamo portato grazie alla guida Sicilia a gustare. Liliana, siamo a Marsala, in una zona collinare. La vista sulle isole Egadi è bellissima e il tavolo di fronte alla finestra nelle serate estive vi permetterà di godere di una vista mozzafiato sulle saline dello Stagnone. Bellissimo. Qui tradizione e innovazione tessono insieme la trama di un percorso enogastronomico degno di nota. Il patron chef Emanuele Russo, nonostante la sua giovane età,
sa giocare con i gusti e forme, creare stimoli olfattivi e degustativi, sperimentando nel solco della tradizione i suoi piatti innovativi, utilizzando prodotti a chilometro zero. I suoi menù sono rigorosamente stagionali e riflettono i sapori di una volta, con un attento sguardo al futuro. Perfetto, e mi pare che ci siamo alla grandissima. Diciamo che abbiamo un orto di proprietà e quindi ci aiuta tantissimo, sì, a quello che... Che può essere la produzione, esatto, di prodotti freschi. Esatto. Quello ci bada mio padre, lui è il... L'ortolano. L'ortolano di fiducia, mi sembra giusto. Intanto il nostro Andrea Lia sta impastando la pasta. Cosa abbiamo messo nella farina? Acqua? E allora, soltanto acqua e farina giallo, rimacino, la farina, come la chiamate voi? La nostra, sì, la semola rimacina. La semola rimacina. Per noi, sì, perché noi, come per, si noi la semola, per noi la semola è solo quella del couscous. Ah, e certo, ah, se no, okay, si confondono. Certo. Ognuno, ognuno ha la sua. Ognuno ha la sua. In effetti da noi trovare quel tipo di semola che oggi è praticamente impossibile. Come facciamo se vogliamo fare il couscous qua sotto, Andrea? O andiamo a Marsala a andiamo a mangiare direttamente al ristorante. Quindi vada, prendi la macchina, 4 ore, che vuoi che sia, per andare a Marsala. Ma conviene prendere l'autostrada o dall'interno? L'autostrada. No, Andrea mi hanno spiegato che per amalgamare meglio la farina si deve sbattere la pasta. Queste sono cose della nonna. Ma sbattere così? No, che fai buco sul tavolo. Esatto. No, queste sono violenze. Questi sono i segreti della nonna. Poi la giri e fa così. Pa. Questa è la violenza di Liliana Beniato, voi non lo sapete fuori dalla diretta. C'ha gli occhi angelici, ma picchia duro, eh. Però guarda, voilà. Guardate, è un piacere vedere avere due esponenti, esatto, di spicco della nostra Sicilia, proprio della Sicilia, la gustate, vogliamo dire, che lavorano insieme la pasta. Ma come vediamo queste cose, Alessandro? Ma veramente. Mettiamola un po' di musica mentre loro si esercitano, così lo facciamo fare anche Emanuele, a te un po' di musica. Emanuele, tu cosa fai? Lui sta facendo io sto facendo la pasta. La pasta si fanno dei piccoli cordoni, okay, si vanno a spezzettare. Sono quindi... le busiate, giusto? No, 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 questi sono gli gnoccoli. Ah, gli gnoccoli, sì, gnoccoli, un'altra cosa. Perché le busiate sono attorcigliate. Esatto, ecco, tipicamente si fa con la busa, la disa, che si ama da voi. Da noi in un altro mondo. Sembra in francese, Alessandro, li ama. Ah, li ama. E allora, in base alla zona francese cambia l'accento, ma siamo lì. Ok. Vediamo. Andiamo a incavare la pasta e creiamo questo incavo interno. Come facciamo a farlo vedere? Sono i nostri cavati un po' più grandi. Esatto. Guardate l'incavatura che si è venuta a creare. Ma la Sicilia è così, è complicata, perché ognuno ha la sua, al suo piatto, se lo chiama come vuole. Esatto. Che poi serve a trattenere il pesto, sta cosa, giusto? Esatto. Come serve a trattenere? Il pesto si infila lì dentro. No. Tu fai, come si dice in Francia, la sucata del pesto. Alessandro. Cosa ho detto di male? No, Liliana. Così. Non c'è più francesismo. Andiamo avanti, prego. E allora, tipicamente questa pasta viene fatta nella zona del Marsalese. Okay. Sono gli gnoccoli incavati, che nel trapanese si fanno gnoccolo ignirito. A un dito, che in pratica si fa tipo lo gnocco fatto a un dito così, e si fa in brodo con... o in brodo con la pasta con i ceci o con le fave. Ah, perfetto. Sono tipo un'orecchietta. Esatto. Voi la fate col sugo, noi lo facciamo con. Da noi, principalmente con i legumi, sì. Okay. Ok, invece noi con i legumi mettiamo i lolli. Che sono più. Che in grossi. Italiano si dicono lolli. Sono lolli, va bene. Sempre francese. Se tutta qui il francese si spreca stamattina, va bene, prego. E allora, ti dicevo che questa pasta. Diciamo che tradizionalmente al Marsala si fa col sugo di rungo, di il gronchio, il maschio dell'anguilla. Ah, vedi. O con il sugo di seppia. Pensavo che anguilla. O con il sugo di? Di seppia. Di seppia. Con il nero, con il nero. No, rosso. Sugo rosso. Rosso, con l'estratto di pomodoro. Tipo il maiale che noi facciamo, sì, utilizziamo il sugo di maiale. E poi si fa, alla fine si fa, sempre per ritornare su quello che è la cucina povera, una specie di mollica, una specie, è una mollica di pane fresco con basilico e aglio, si chiama aglio e mujica. Invece tanto per rimanere sempre leggeri. Cioè, se hai bisogno di mettere qualche chilo, vai lì una settimana e ma soprattutto quando si siedono i vostri, soprattutto clienti, per questo ingrediente qui che tu adori. E allora l'aglio è sempre della tua zona. Abbiamo un vampiro nascosto. Non si è visto, fate vedere l'aglio. No, per facciamo vedere l'aglio, perché questo siamo all'aglio di un aglio rosso di Nubia. È un prodotto, è un DOP, un presidio slow food.
è un prodotto che è eccezionale per tutto quello che ha nutrizionalmente e anche un antibiotico naturale. Andrea, posso trovare queste proprietà in altri elementi? No, no, solo no, qua. Mi dispiace. Scusatemi, Andrea, ti posso fare quello fatto. Ho sentito descrivere un po' le ricette trapanesi e tutto. Ho la sensazione che la cucina trapanese sia più pesante rispetto alla nostra da un punto di vista di gestione e tutto, oppure è solo una sensazione? È una tua sensazione, è una sensazione nostra. Perché questa diversità mi fa... Sì, è una sensazione nostra intesa come questa parte della Sicilia. Perché noi vediamo l'aglio usato magari in maniera smisurata, esatto. Vediamo, però poi è come quando tu vai in altri paesi, tipo quelli arabi, insomma, eccetera, e quando arrivi da loro e inizi a mangiare come loro, ti accorgi in effetti che l'aglio non è l'aglio magari che mangiamo noi, che possiamo, ma non solo quello del supermercato nostro, quindi quello cinese, che è meglio non comprare, ma anche l'aglio piantato da noi, no? Uh-huh. È molto più intenso, molto più forte il nostro aglio, quindi è chiaro che noi ne usiamo di meno, da loro è... Quindi paradossalmente diciamo tu arrivi là e dici ma tutto sto aglio, ma... E invece poi ti accorgi che in effetti è un aglio leggero, molto digeribile. E che magari mette anche un buon sapore rispetto a come lo immaginiamo noi. Sì, perché non ha tutte quelle particolarità che qui sotto abbiamo. Allora, in pratica è un aglio che viene coltivato nella zona di Nubia. Siamo a Nubia dov'è? Tra Trapani e Marsala, esatto. Siamo proprio di fronte alle saline Stagnone. Quindi sale integrale di Trapani, tra Marsala e Trapani. Bellissimo. Nubia è una terra molto salina, molto profumata, quindi dal sapore intenso e il colore rosso viene dato proprio da questa terra, dai minerali che sono in questa terra. Sì. Riesci a digerire l'aglio in un quarto di quello rispetto a quello che ci stiamo noi. Sì, sì. Ah, bene. Cosa stiamo facendo? Pomodoro perché il pesto trapanese è più rosso di quello. Allora, come abbiamo fatto per fare il pesto? Perché ci siamo portati avanti con il pesto mentre c'era la pubblicità. Che il pesto non si fa con i pinoli, quello trapanese, ma con la mandorla. Con la mandorla, esatto. Che si fa senza formaggio. Senza formaggio. E che si mette però ci possiamo mettere un po' di ricotta. Ale. Ma quella poi. Perché io sono ragusano nel cuore, quindi ci voglio mettere. No. Si capisce? Cioè, in questo momento c'è il presidio Slow Food che sta bestemmiando. Ho detto non è possibile. Però ce l'avrei messa io. Vabbè. E allora, in pratica facciamo da questa base di mandorle, basilico, aglio e sale. Sì. Andiamo a mettere del pomodoro. Che tipicamente. Viene sbollentato, viene messo a pezzi, però siccome per ora il pomodoro è quello che è, quindi non c'è bisogno. Lo mettiamo intero. In crudo. Gli abbiamo tolto la pelle. Sì, togliamo la pelle e facciamo questo pesto. Sì. Facciamo vedere. Eccolo qua, guardate che bello, me lo sto a mangiare io. Aspetta, facciamo un'altra cosa. Sì, cosa vuoi fare? Scusate se non è non televisivo, ma... Non ci fa niente. Allora, questo è il pesto. Questo è il pesto. Quindi se il pomodoro non lo schiacciamo? No, viene leggermente pressato. Okay. Solo leggermente pressato. Sì. Ecco. Andiamo a sbollentare la pasta. Mette la pasta. Quindi acqua salata. Ovviamente. Dobbiamo salare parecchio, poco, il pesto è molto salato. Come sono i gusti? I gusti sono personali. Alla siciliana sono sempre avanti. Quindi cioè? Bello salato, perché bisogna bere, mangiare, divertirsi. Ma soprattutto appanzarsi sul divano. E volevo salutare l'urologo, ovviamente, e anche i miei reni che mi hanno abbandonato da qualche settimana. Grazie comunque. Andiamo avanti. E allora, prendiamo il piatto. Perché la pasta è pronta. Sì, la pasta vuole appena... 2-3 minuti, il tempo che sale su a galla e voilà, e già sta salendo. Alessandro sta già immaginando il sapore della pasta. Ragazzi, questa sarà una di quelle volte che mangerò tantissimo, perché io adoro questo tipo di cucina. Che facciamo? E allora andiamo a scolare, no, perché basta solo così, la che... frenesia del cibo. Chef, poi mi deve rifare la ricetta, la dettiamo piano sì, piano. Sì, assolutamente. Perché ci sta seguendo la casa, così la gente annota quello che abbiamo fatto stamattina. Mica cose così, eh? Eh no, ci mancherebbe. Ricordiamo che per chi volesse rivedere le ricette, li troviamo nel sito www.siciliadagustare.com. Esatto. E anche... dove trovate anche le indicazioni come raggiungere il ristorante in questione. Le Lumie. Le Lumie di Marsala. Le Lumie
dobbiamo andare. Contrada Fontanelle 178B. Ma quando Marsala? È che mi porti a Marsala e ci andiamo assieme? Non ci... dobbiamo organizzare subito un viaggio, una spedizione, spedizione anche punitiva per gli chef che li puniamo mangiando. Allora noi faremo sicuramente a breve un'altra serata, perché io con Andrea siamo sempre siamo di quelli che non riusciamo a stare fermi. Quindi sicuramente a breve faremo una serata a Marsala. Marsala. A Marsala. E quando la fai qui a Palazzolo? Vi farò sapere tramite Andrea. Quando lo facciamo a Palazzolo? Intanto lo diciamo, lo diremo poi durante. Allora, quindi abbiamo messo il pesto, un filo d'olio. Il pesto a crudo? Sì, a crudo. Ok. E una mangiata di pepe. I profumi purtroppo non si possono sentire, però noi ce li stiamo godendo. E il piatto è pronto. Ma non lo mescoliamo, lo lasciamo così. E ognuno, diciamo che la pasta va scennuta, squarata e il sugo va misura in capo. Allora, in italiano. The pasta is got scennuta. What's scennuta? Scennuta è scolata. Va scolata. Come va scolata? E asciutta. Va e poi va messo il pesto sopra. E il pesto ci va messo sopra. Perché e tu poi... fatti i fatti tuoi. Esatto. Cioè questo era il discorso. Ognuno sa la semina da sé. Esatto. Questa è la nostra pasta, il primo di oggi. Oggi le battute si sprecano. Mi dice per favore... Ma dopo che mi faccio 440 km, è normale che più 80... Mi fa per favore la ricetta con tono cortese ma italiano, impostato. E allora abbiamo fatto questo pesto trapanese, quindi nel mortaio abbiamo messo mandorle, aglio, basilico, sale. Perfetto. Poi abbiamo aggiunto un po' d'olio, il pomodoro spellato, abbiamo pestato leggermente e condito la pasta, questa pasta fatta a mano. Perfetto. Quindi soltanto acqua, farina e sale. Okay. Che viene lavorata a mano e sbollentata 2 minuti in acqua. Mi sembra perfetto, mi sembra perfetto. Okay. Posso chiudere? Assolutamente. Ok, passo e chiudo, andiamo al couscous. Andiamo a comprare intanto la nostra couscousiera. Allora, è andata avanti. Allora ti do un piccolo aneddoto. Vai, un altro. Vai. Se trovo. E allora, anticamente, sì, quando si faceva il couscous e rimaneva la pasta del cordone che si mette fuori si facevano i cuggiureddi. I cuggiureddi. Lì non c'è traduzione. Non si può. Allora, in pratica erano pensi che addirittura questi... qui da noi non ne rimangono nemmeno fuori dal forno. Allora, in pratica sono dei cordoni di pasta che vengono fatti ovviamente a fantasia. Esatto. E vengono messi sopra il couscous e rappresentano una specie di timer naturale. Cioè? Nel senso che quando questo è cotto, il couscous è pronto. Quando il The Good Red è cotto, vuol dire che il couscous è pronto. Il couscous è pronto, perfetto. Non sto traducendo per chi ci segue anche dalla Germania. Allora, questo è un po' quello che stiamo preparando. Lo ripetiamo, abbiamo fatto il couscous che ha una couscousiera particolare. Allora, che abbiamo messo l'acqua nel couscous. L'abbiamo gucciato con questo pezzo di pane. No, gucciato. L'abbiamo condito, l'abbiamo messo nella couscousiera che è una pentola bucata, speciale con i buchi, quindi sale il vapore. Adesso vedete il vapore che inizia a salire. Sì. Deve essere esclusivamente in terracotta la couscousiera. Diciamo che adesso ci sono anche le fanno anche in acciaio. Sì. Però tradizionalmente è quella di terracotta. Ma noi siamo per la cottura. La cottura, alla fine della cottura, il sapore cambia. Se ah terracotta. Sì? Perché in pratica gli dà questo modo molto personale di cottura, che quella d'acciaio non riesce a dare. Allora, voi dovete capire che io ci ho provato in tutti i modi a fare il couscous, quindi mi sono attrezzata anche. Allora, andiamo a comprare la couscousiera appena finita la trasmissione. Allora, andiamo subito. Noi siamo disponibili a venire a casa tua e a fare sia lezioni di cucina, ma soprattutto a preparare da mangiare per te. Esatto. Quando avrò la cucina tanto montata. Tanto il tuo fidanzato formaggio non ne mangia. Sì, infatti. Il pesto glielo possiamo fare. A posto. Ok. Bene, adesso avete finito di concordare. Concordate anche il prezzo. Noi intanto andiamo avanti e fate fattura. Dopo la cottura, questo couscous si viene messo in un recipiente di terracotta. Sì. Sempre tipo il lemmola, sempre la mafarda. E viene condito con la zuppa di pesto. La mafalda mi manca. Viene messo in mafalda. La mafalda è un altro contenitore dove si metteva dove si faceva la pasta o si mette a condire il couscous. Quello dove l'abbiamo messa? No, è quello il legno. E quello è il legno, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Va bene, la mafalda, va bene. Ok, e cosa che fa? E andiamo a mettere il couscous, sì. Una parte di couscous e una parte di brodo. Sì. Quindi andiamo a inzuppare il couscous, viene coperto.
deve riposare almeno 40 minuti col brodo, e il risultato... Eccola qui, eccola qui. Perché ci aspettavamo altri 20 dopo minuti. Dopo che cuoce, aspettate, dopo che cuoce 40 minuti nella cuscussiera, mettiamo il brodo... 40 minuti col brodo. Cioè, devo stare tutta la mezza mattina. E questo è il... Questo è il prodotto finale, che vi facciamo vedere. Questo è il pesce che abbiamo pulito e messo sopra. Il pesce l'abbiamo preparato come? Cotto nella zuppa. Cotto nella zuppa. Nella zuppa che facciamo vedere. Facciamolo vedere perché... Facciamo vedere la zuppa che già... Teniamola ferma. Eccola qui. Non ti stare a litigare con la camera però, eh? Eccolo qua. Questo è quello che abbiamo fatto mentre, diciamo, perché molto, visto i tempi per fare il couscous... No, tre ore, e altrimenti dovevo venire ieri. Ok. Ha guardato con gli occhi piccoli, altrimenti venivo ieri, cioè ti rendi conto io da Marsala a venire a Modica. E allora, adesso che facciamo? Abbiamo realizzato questo. Viene servito con la zuppa di pesce. Va bene. La zuppa di pesce. Quindi ci dobbiamo mettere il a brodo a piacere, sopra, sì. Sì, ovviamente è già messo il brodo e poi andiamo a mettere ulteriore brodo per servire. Sto malissimo. Aspetta, perché? No? Allora, no. Prima allora, di servirlo, allora, prima di servirlo lo risgraniamo, perché penso che col brodo che ci abbiamo messo un po' si è... No. Sì, ma non è... Non è questo il concetto. E allora, in pratica la semola che fa il couscous? Sì. Quando vai a mettere il brodo, assorbe il brodo, okay, e gonfia. Perfetto. Allora, questa è una semola già tipo quella che ho ingocciato poco fa io. Ok. E diventa così grande. Esatto. Perché si assorbe il brodo. Ok. Però essendo che è una zuppa, quindi c'è l'olio, già qualcosa comunque di grasso vegetale o quello che è già è sgranato. Ok. Quindi poi si va a mettere nel piatto, si va a servire il pesce e la zuppa sopra a condire. Perfetto. Basta. Basta. Io volevo farvi una domanda che vi posso aprire subito. No, aspettate. Ecco. Perfetto. Io una cosa che mi ha sempre colpito della zona del Trapanese sono i colori. Sì, cioè, come mai? Cioè, questi sono colori e fantasie che noi non abbiamo. Cioè, sai qualcosa? Noi diciamo che come colori, i colori che comunque si usano principalmente sono il verde, il blu e il giallo. Il giallo, sì. Ma è una tradizione araba che avete importato. Sì, sì, ovviamente. Anche nelle facciate delle chiese spesso si dà, oppure camminando tra i vicoli di Mazara del Vallo ci sono queste ceramiche. Mazara già è una delle città più arabeggianti, più nordafricana della provincia. Dove si vede, sembra di essere in un altro sì, stato, sì, a tutti, sì, gli effetti, sì. Perché è tutta così. Addirittura loro cose. Hanno le zone proprio... zone magrebine, zone tunisine, proprio dove ci sono ormai... Quartieri di questi, sì, sì, di questo, sì, genere. Allora, riapriamo. Sì. Riapriamo, no, volevo dire che poi l'abbiamo presentato nel tagine, che è proprio tipico nordafricano, tagine, che è una ceramica particolare, sì, per servire il, sì, couscous, sì, sì, proprio magrebino, pesce, questo, sì, qui dove fanno, dove viene utilizzato proprio questa campana per il limone. Questo... Non l'abbiamo spremuto, l'abbiamo messo solo se in vuoi lo per possiamo mettere. No, lasciate stare. Ognuno deciderà poi come fare, anche perché questo couscous me lo devo mangiare tutto. Ho io capito che il limone l'aglio a lei non piace. Ma che ne capisce niente, lasciatela stare. Allora, questo è il couscous. Vogliamo dire al volo la ricetta? È complicato. Sì, assolutamente. Allora, 30 secondi. Andiamo a ingocciare la semola con l'acqua. Vai. Poi andiamo a condire con sale, pepe, mandorle, aglio, alloro, cannella, un filo d'olio. Mettiamo a cuocere nella cuscusiera almeno 40 minuti al vapore, sì, altri 40 minuti con la zuppa di pesce in un contenitore con i bordi alti, okay, e coperto con una coperta. Coperto, una tovaglia, comunque coperto. Okay. E si va a condire alla fine con la zuppa di pesce e un po' di pesce già pulito. Dopo che mi hai detto quanto tempo ci vuole, ho capito perché è una ricetta della domenica. Se no ti prendo un giorno di permesso al lavoro. Ringraziamo i nostri ospiti. Grazie per averci fatto compagnia. Ringraziamo ad Andrea per averci accompagnato, portato qui in studio una fonte di ricchezza a tutti gli effetti per quanto riguarda la cucina del Trapanese. Il nostro chef russo, complimenti. Grazie. Ovviamente ringraziamo il nostro Carmelo Pagano per Sicilia da Gustare. Ricordiamo in modo fantasioso come siamo arrivati a Marsala. Siamo nella provincia di Trapani, a Marsala appunto, in contrada Fontanelle 178B. Allora, io non ho letto una cosa di, sì, Carmelo. Raggiungere questo ristorante non è facilissimo. Certo. Questa cosa che è scritta nella guida è solo perché Carmelo si è perso per arrivare al ristorante, ma non vuol dire che arrivare al ristorante. No, assolutamente no. Infatti, quando chiamano, dicono: noi sappiamo che non è facile arrivare. Poi arrivano: ma ci sono le indicazioni che già partono da Trapani. Ma come si fa? Carmelo, hai preso la strada. No, è stata colpa del mio navigatore. Il navigatore ha messo l'indirizzo.
non mi ha portato il sottotitolo. Dove ti ha portato? È perché da volta l'ho messo pure a Palazzolo qui e mi ha portato in una scalinata. Ecco. Perciò dobbiamo suggerire al navigatore di sistemare le mappe. Che si aggiorna con Sicilia da gustare. Esatto. www.ristorantelelumie.it. Cioè, c'era pure il sito. C'era pure il sito. Cosa teniamo a fare il dottor Pagano? Allora, però vale la pena anche perdersi, dico io, fate un giro in più. Mandate ad assaggiare proprio il couscous che fa Emanuele, perché è una cosa eccezionale. Ferie fa più ferie degli altri. 2 settimane a novembre e 2 settimane a febbraio. Vuoi mettere? Sì, detto, te l'ho detto che da quelle parti è tutta un'altra storia, è tutta un'altra mentalità. Un'altra vita. Noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per averci seguito e Sicilia da gustare, ovvero in pentola, ritorna tranquillamente fra 7 giorni. I consigli delle stelle.